In questa catechesi parleremo delle apparizioni di Lourdes. Nostra Signora di Lourdes è l'appellativo con cui la Chiesa venera Maria in seguito alle apparizioni di Bernadette Soubirous nel 1858. Lourdes è una cittadina francese dove abitava Bernadette, di professione contadina, e quando ebbe le apparizioni era poco più che 14enne. Le apparizioni sono 18 e Bernadette parla di una bella signora vestita di bianco, che indossava un abito bianco, un velo bianco e una cintura blu con delle rose gialle sui piedi. Questa è la descrizione che Bernadette fa dell'apparizione. Poco a poco, in questo luogo, che si chiama Massabielle, la grotta di Massabielle, e in questo luogo si sviluppò un pellegrinaggio interrotto di persone, fino a che nel 1864 fu messa una statua della Madonna corrispondente alla descrizione fatta da Bernadette. Ad oggi circa 700 milioni di persone hanno visitato Lourdes, quindi è un fenomeno decisamente importante. Veniamo brevemente alle apparizioni. La prima apparizione ebbe luogo l'11 febbraio. Praticamente Bernadette con tre sorelline e altre ragazze stava raccogliendo legna nei pressi della grotta sulle rive del fiume Gave. Arrivata nei pressi della grotta, Bernadette descrive l'incontro in questo modo. Tutto a un tratto avvertii un gran rumore simile a un colpo di tuono. Guardai a destra, a sinistra e sugli alberi della sponda, ma niente si muoveva. Pensai di essermi ingannata. Udii un nuovo rumore simile al primo. Allora ebbi paura e mi alzai in piedi. Non sapevo che cosa pensare. Allorché, girando la testa verso la grotta, vidi in una delle aperture della roccia soltanto una rosa selvatica agitarsi, come se ci fosse un forte vento. Quasi nel medesimo tempo uscì dall'interno della grotta una nube color oro. Poco dopo, una signora giovane e bella, come non ne avevo viste mai, vestita di bianco, con una fascia azzurra che scendeva lungo l'abito, aveva sui piedi una rosa d'oro che brillava e portava sul braccio un rosario dai grani bianchi, legati da una catenella d'oro lucente, come le rose ai piedi. La signora venne a collocarsi all'ingresso dell'ogiva, sopra la rosa selvatica. Subito mi guardò, mi sorrise, mi fece cenno di avanzare, come se ella fosse la mia mamma. La paura mi era passata, ma mi sembrava di non sapere più dov'ero. Mi stropicciai gli occhi, ma la signora era sempre là, che continuava a sorridermi e a farmi capire che non mi ingannavo. Senza rendermi conto di quello che facevo, presi il rosario dalla tasca e mi misi in ginocchio. La signora approvò con un cenno del capo e prese fra le dita la corona del rosario che teneva sul braccio destro. Quando volli iniziare la recita del rosario e portare la mano alla fronte, il mio braccio restò come paralizzato e solamente dopo che la signora si fu segnata, potei fare anch'io come lei. La signora mi lasciò pregare da sola. Si faceva passare
fra le dita i grani della corona, ma non parlava. Soltanto alla fine di ogni decina diceva con me: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Finita la legge del rosario, la signora rientrò all'interno della roccia e la nube d'oro disparve con lei. E qui siamo appunto all'11 febbraio. Qualche giorno dopo, il 14 febbraio, domenica, i ragazzi avevano raccontato alla madre dell'apparizione e volevano che la mamma andasse con loro alla grotta per verificare. Bernadette ebbe l'idea di fare la prova con l'acqua benedetta, cioè per assicurarsi che l'apparizione fosse autentica, ossia opera di Dio e non del demonio, intendeva spruzzare l'acqua benedetta sulla visione. Detto fatto, si recò sul posto con le sorelle e anche alcune amiche, portando con sé dell'acqua benedetta. Ginocchiatasi nel punto in cui era avvenuta l'apparizione, Bernadette racconta il fatto. Arrivate là, ciascuna prese il suo rosario, ci mettemmo in ginocchio per recitarlo. Avevo appena recitato la prima decina che scorsi la stessa signora. Allora le gettai l'acqua benedetta dicendo: se venite da parte di Dio, vi prego di restare e di avvicinarmi, se no andatevene subito. La signora si avvicinò divenendo sempre più presente, specialmente nell'udire il nome di Dio e per l'effetto dell'acqua santa. Quando ebbi finito di recitare il mio rosario, scomparve. Va detto che nessuno, oltre Bernadette, vide la Madonna. Veniamo alla terza apparizione, 18 febbraio. Al mattino Bernadette viene accompagnata dalla signora Giovanna Maria Millet e dalla signorina Antonietta Perret. Entrarono nella grotta e tutte quante iniziarono a recitare il rosario. Quando il rosario fu finito, la Perret disse a Bernadette di chiedere alla signora se aveva qualcosa da comunicare e di metterlo per iscritto. Quando la signora apparve, dice Bernadette, mi ha risposto dicendo: ciò che ho da dirvi non è necessario che lo mettiate per iscritto. Poi mi ha detto: vuoi farmi il piacere di venire qui ancora per 15 giorni? E ancora disse: io non ti prometto di farti felice in questo mondo, ma nell'altro. Bernadette promise di tornare col permesso della madre. La stessa sera di questo giorno il maresciallo, responsabile della brigata di Lourdes, informa dell'accaduto il suo superiore, il tenente Bourriot, di stanza ad Argelès. E siamo alla quarta apparizione, 19 febbraio. All'alba, molto presto, verso le 6:30 del mattino, circa 20 persone vanno alla grotta con Bernadette. La Santa Vergine comparve e si mostrò soddisfatta che Bernadette fosse tornata, mantenendo la promessa, le disse che in seguito le avrebbe fatto delle rivelazioni. In questa apparizione si manifesta anche il demonio, che urla: vattene via, vattene via. Quinta apparizione, 20 febbraio. Il mattino della quinta apparizione, Bernadette con la mamma arriva a Massabielle verso le 6:30. Qui l'apparizione dura una quarantina di minuti. Ha come oggetto una preghiera insegnata parola per parola dalla Vergine a Bernadette.
Verso le 2 del pomeriggio il comandante della gendarmeria, Renault si chiama, lascia Tab e raggiunge Lourdes per iniziare un'inchiesta sulle cose straordinarie che si dice che avvengano alla grotta. Sesta apparizione, 21 febbraio. Appena arrivò davanti alla grotta, Bernadette si inginocchiò. Prese dalla tasca la corona e cominciò a pregare. Le apparve la Vergine. E dice Bernadette: La Signora, staccando da me il suo sguardo per un momento, lo diresse al di sopra della mia testa. E avendole chiesto che cosa la attristasse, mi fissò di nuovo e disse: Pregate per i peccatori. Ben presto fui assicurata dall'espressione serena e buona che le vidi sul volto e poi sparì. La sera stessa del 21, il commissario di polizia Jacomet sottopone Bernadette a un interrogatorio. Papà di Bernadette le proibisce di continuare ad andare alla grotta. Il 22 febbraio Bernadette fu portata, a furor di popolo, alla grotta, dove si inginocchiò per recitare il rosario e pianse. Il padre allora tolse il divieto alla figlia con grande stupore e disapprovazione del commissario. Settima apparizione, 23 febbraio. Bernadette giunse all'alba, accompagnate dalla mamma e dalle zie. Circa un centinaio di persone era già sul posto, tra i quali il dottor Dosus e l'attendente militare Laffitte. La Madonna comunicò a Bernadette tre segreti che riguardavano solamente lei, da non svelare nessuno. Proprio per questa l'apparizione oggi viene chiamata l'apparizione dei segreti. La signora, che non aveva ancora dichiarato il suo nome, disse a Bernadette: Ora, figlia mia, vai e di' ai preti che voglio sia eretta in questo luogo una cappella. Allora Bernadette cerca il sacerdote in cura d'anime, Père Amal, si chiamava, per riferire il desiderio della signora, ma il prete non vuole ascoltarla e invece incaricò Bernadette di chiedere il nome a questa signora. In un secondo momento il curato, per credere alla visione, chiese che il roseto vicino alla grotta fiorisse. Questo, secondo lui, sarebbe stato un segno che le apparizioni non erano frutto di un'illusione. Ottava apparizione, 24 febbraio. La ragazza arriva al roseto, vede la signora e le dice le condizioni che il prete aveva posto. L'apparizione non risponde, ma con voce molto seria dice a Bernadette di pregare per i peccatori. Poi la signora affidò a Bernadette il suo messaggio di penitenza e di preghiera, dice la Vergine, beatissima. Penitenza, penitenza, penitenza. Pregate Dio per la conversione dei peccatori. Baciate la terra in segno di penitenza in favore dei peccatori. Il roseto selvatico, tuttavia, non fiorì. Ma la gente non sembrò essere interessata a questo fatto. Anzi, furono molte le persone che incominciarono a credere veramente alle apparizioni. Il numero di persone presenti a questa apparizione del 24 febbraio fu di circa 500, come risulta dal verbale scritto del maresciallo Danglars, indirizzato al suo superiore. Nona apparizione, 25 febbraio.
Bernadette, dopo un periodo di preghiera, si alza per andare verso la grotta. Nel passare spostò i rami del roseto e andò a baciare la terra sotto la roccia, oltre il cespuglio. Scese poi il pendio e, essendosi raccolta in se stessa, entrò di nuovo in estasi. Alla fine dei tre decine del rosario, Bernadette si alza, si mostra incerta, si volta verso il fiume, fa due o tre passi in avanti. A un certo punto si ferma bruscamente. Guarda indietro come qualcuno che sente chiamarsi e ascoltò delle parole che venivano dalla grotta. Fece un segno affermativo, si rimise in cammino, non verso il fiume, ma verso la grotta, dalla parte sinistra. A tre quarti del pendio si fermò e volse tutto intorno uno sguardo pieno di smarrimento. Alzò la testa come per interrogare la signora. Poi si curvò e si mise a scavare la terra. La piccola cavità che aveva appena scavato si riempì d'acqua. Dopo aver atteso un momento, beve e si bagnò il volto. Poi prese un po' d'erba e la portò alla bocca. Più tardi Bernadette racconterà: mentre ero in preghiera, la signora mi ha detto con voce amichevole, ma ad un tempo grave: andate a bere e a lavarvi la fonte. Siccome non sapevo dove fosse questa fonte, siccome pensavo che lì non ce ne fosse altra, mi sono diretta verso il Gave. La signora mi ha richiamato, mi ha fatto segno col dito di portarmi sotto la grotta a sinistra. Ho obbedito, ma non vedevo alcun'acqua. Non sapendo dove prenderne, ho scavato la terra e ne è venuta. Ho lasciato che si schiarisse un po'. Poi ho bevuto e mi sono lavata. Dopo la scoperta della nuova fonte, molta gente va alla caverna e molti bevono quell'acqua e bagnano i panni in quella fonte. La fonte gettava circa 120.000 litri d'acqua ogni 24 ore. Il 26 febbraio avvenne la prima guarigione miracolosa. Tagliapietre Burette venne guarito da una malattia agli occhi bagnandosi alla fonte. In segno di riconoscenza, tutti i tagliapietre aprirono spontaneamente con le mani, con le zappe e con i picconi una strada fra le rocce per arrivare più comodamente alla grotta. Decima apparizione, 26 febbraio. Contro ogni aspettativa, molto prima dell'alba, a Massaviel ci fu un grande afflusso di persone, superiore a quello del giorno prima. Bernadette si inginocchia, dopo la recita del rosario, saluta la signora, la quale la invita a far penitenza e a pregare per i peccatori. Poi la Vergine dice alla ragazza: bacia la terra per la penitenza dei peccatori. Alla sera di quel giorno la veggente fu sottoposta a un grande e severo interrogatorio condotto dal procuratore imperiale e altri inquisitori. Ma l'interrogatorio non sortì alcun effetto. Bernadette sarebbe tornata il giorno dopo alla grotta. Undicesima apparizione, 27 febbraio. Fin dalle 3 del mattino le strade che conducevano alla grotta, con molti soldati inviati dal procuratore, erano presenti all'apparizione e restarono molto impressionati. La Madonna invitò di nuovo Bernadette a pregare per i peccatori, ripetendo parole e gesti del 24 febbraio. Subito dopo Bernadette va a pregare in chiesa. Dodicesima apparizione, 28 febbraio. Bernadette va in estasi, recita alcune decine del rosario, poi
ci si accorge che vorrebbe avanzare sulle ginocchia, camminare in ginocchio. Ma la folla era così densa che non fu possibile. Allora, due soldati della guarnigione le aprono un passaggio. Bernadette percorre 8 metri, poi ridiscende, bacia la terra molte volte, imbrattandosi le labbra e le mani. I presenti hanno l'impressione che faccia tutto questo in segno di penitenza per i peccatori. 13ª apparizione, 1º marzo. Qui per la prima volta il papà Francesco Subirù accompagna la figlia alla grotta perché secondo lui gente cattiva avrebbe potuto insinuarsi tra la folla. 14ª apparizione, 2 marzo. Quando Benedetta arriva, erano già presenti circa 1.300 persone, come risulta da un verbale di polizia. L'estasi lascia tutti sconcertati per la brevità. Le uniche parole che la Vergine dice sono: andate a dire ai preti di far costruire qui una cappella e desidero che si venga qui in processione. 15ª apparizione, 4 marzo. In quel giorno accorso alla grotta 20.000 persone. Bernadette, in estasi, rimase con gli occhi fissi su qualcosa o qualcuno, poi mangiò ancora dell'erba. L'apparizione poco a poco sparì. Bernadette prima sorrise, poi si fece triste. Fece il segno della croce, spense il cero e riprese il cammino verso casa. La sera di quello stesso giorno, un bimbo di 12 anni, che era stato bagnato con l'acqua della sorgente, guarì miracolosamente. Il suo nome era Jean Boulor. Morì poi a 79 anni. In questo giorno Bernadette ricorda: ero triste quando lei era triste, e quando sorrideva io sorridevo. Mi diceva spesso che bisognava pregare per la conversione dei peccatori. Allora io diventavo triste. 16ª apparizione, 25 marzo, festa dell'Annunciazione. Bernadette arriva alla grotta di primo mattino. Trova la signora in attesa, circondata da un chiarore di luce celeste, in piedi sopra il roseto. Erano presenti moltissime persone. La ragazza incomincia a dire il rosario. Chiede alla Madonna qual era il suo vero nome, ma non ebbe alcuna risposta. Solo a quarta richiesta la signora assume un aspetto solenne, ma anche umile. Congiunge le mani al tetto, guarda il cielo, poi apre le braccia, le tende verso Bernadette e dice: io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette non capisce il senso di queste parole. Voleva chiedere se non fosse anche la Madre di Dio, ma la signora era già scomparsa. Questa apparizione dura circa un'ora. Questa frase fu per Bernadette incomprensibile. Nonostante ciò, la ripete la gente, che prorompe in grida di gioia. La ragazza va a riferire al parroco Don Peramal, ripetendo lungo il cammino le parole dette dalla Madonna. Quando Bernadetta arriva dal parroco, questi le domanda: la signora è forse la Beatissima Vergine? Bernadetta risponde: no, credo di no, è l'Immacolata Concezione. Appena sente quelle parole, il parroco si convince sull'apparizione, perché Bernadette, non avendo una grande istruzione, non avrebbe mai potuto conoscere quel nome. Una signora istruita spiega alla veggente cosa volesse dire quel nome.
Allora, Bernadette fu certa che la signora era proprio la Madonna. Diciassettesima apparizione, 7 aprile, 5 del mattino. Bernadette era già in ginocchio e pregava il rosario. Nella mano destra la corona, nella sinistra un cero acceso. Entra in estasi e non ritira la mano quando il cero, consumatosi, comincia a bruciarle le dita. Dottor Dozus, che era con lei, nota questo fenomeno che dura circa un quarto d'ora. La veggente assiste all'apparizione, poi, sempre in estasi, in ginocchio, avanza all'interno della grotta. Infine sposta le mani, allontanandole l'una dall'altra, e facendo così cessare l'azione della fiamma all'interno della mano sinistra. L'estasi dura circa tre quarti d'ora. La presenza della fiamma all'interno della mano sinistra un quarto d'ora. A un esame medico si nota che la pelle della mano non è stata bruciata e che Bernadette, in condizioni normali, era sensibile al calore della fiamma. Dopo questo clamoroso miracolo, la polizia chiude la grotta con barriere di legno. L'acqua fu dichiarata normale, acqua curativa, e Bernadette fu dichiarata pazza. Diciottesima e ultima apparizione, 16 luglio. Festa di Nostra Signora del Carmelo. Bernadette va in chiesa molto presto e fa la comunione. La sera torna di nuovo in chiesa quando si sentì chiamata ad andare di nuovo alla Grotta dei Miracoli. Così fu. Si spinse fin dove era possibile arrivare, si inginocchia sulle rive del Gav, vicino alle transenne che chiudevano la grotta. In quella posizione incomincia a pregare. Improvvisamente vede la Vergine Maria al di là delle barriere. Era più bella che mai, le sorrideva. Poco dopo disparve in silenzio, così come era apparsa. In tutte queste apparizioni, i messaggi non furono mai lunghi e spesso gli incontri furono anche silenziosi. Dopo questi avvenimenti miracolosi, 28 luglio, il vescovo di Tarbes, Monsignor Laurens, costituì una commissione ecclesiastica per indagare sugli avvenimenti di Lourdes. E annunciò questi in una lunga lettera pastorale diretta al clero e ai fedeli. L'inchiesta dura 4 anni, fu molto dettagliata e scrupolosa. Tutti gli inquirenti presentano al vescovo il parere unanime sull'autenticità delle apparizioni. Il vescovo scrive nel decreto: noi giudichiamo che l'Immacolata Madre di Dio è realmente apparsa a Bernadette Soubirous l'11 febbraio 1858 e per 18 volte alla grotta di Massabielle presso Lourdes. Giudichiamo che questa apparizione abbia tutti i caratteri della verità e possa essere ritenuta certa dai fedeli. Alla fine di settembre del 1858, il figlio dell'imperatore Napoleone III si ammala gravemente. La dama di corte gli fece mangiare dell'erba della grotta, poco dopo guarì. Allora l'imperatore diede subito l'ordine di riaprire il luogo miracoloso. Nel 1866 Bernadette entra nella congregazione delle Suore della Carità e dell'istruzione religiosa, dove rimane 13 anni, tra incomprensioni e superiori sofferenze e molte umiliazioni. Nel 1876 dal convento di Nevers scrive a Pio IX una lettera portata a Roma dal vescovo stesso. In questa lettera diceva: mi sembra che dal cielo la Beata Vergine debba spesso guardare a voi in modo materno, perché voi, Santissimo Padre, l'avete proclamata Immacolata. Mi fa piacere pensare che siate particolarmente amato da questa buona madre che 4 anni fa
venne personalmente a dire: io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette muore il 16 aprile 1879. Suo corpo resta incorrotto fino a oggi. Viene beatificata nel 1925 e canonizzata nel 1933. Lourdes diventa la principale meta di pellegrinaggio in Europa. Il modo e lo stile delle celebrazioni crearono un modello anche per gli altri santuari. La prima chiesa in stile neogotico fu costruita nell'864 sullo sperone della roccia sovrastante la grotta. Nell'889 fu benedetta la seconda, detta Basilica del Rosario, in stile romanico bizantino. In essa l'altare maggiore, la statua di Nostra Signora che lo sormonta e il grande organo furono costruiti col contributo dei cattolici di tutto il mondo, come riparazione offerta alla Madonna. In risposta al libro di Lourdes scritto dal romanziere Émile Zola, libro indegno per menzogne, calunnie e offese. Nel 1958 fu costruita ancora una terza enorme chiesa in cemento armato, capace di accogliere più di 20.000 persone, la basilica di Pio XI consacrata dal cardinale Roncalli. Il complesso di Lourdes assorbe circa 2 milioni di pellegrini all'anno. Nell'anniversario del primo centenario si contavano circa 6 milioni di pellegrini. Furono annunciate più di 5.000 guarigioni miracolose, di cui 58 riconosciute fino al 1960. Ci risentiamo alla prossima catechesi. In questa catechesi parleremo delle apparizioni di Lourdes. Nostra Signora di Lourdes è l'appellativo con cui la Chiesa venera Maria in seguito alle apparizioni di Bernadette Soubirous nel 1858. Lourdes è una cittadina francese dove abitava Bernadette, di professione contadina, e quando ebbe le apparizioni era poco più che 14enne. Le apparizioni sono 18 e Bernadette parla di una bella signora vestita di bianco, che indossava un abito bianco, un velo bianco e una cintura blu con delle rose gialle sui piedi. Questa è la descrizione che Bernadette fa dell'apparizione. Poco a poco, in questo luogo che si chiama Massabielle, la grotta di Massabielle, in questo luogo si sviluppò un pellegrinaggio interrotto di persone, fino a che nel 1864 fu messa una statua della Madonna corrispondente alla descrizione fatta da Bernadette. Ad oggi circa 700 milioni di persone hanno visitato Lourdes, quindi è un fenomeno.